Inizio applicando un primer per gli occhi, nel mio caso come avete visto sto utilizzando questo qua della Kiko e adesso vado con questo Kajal della marca Elite Paris che ha un color grigio antracite con un sottotono si può dire quasi melanzana con questo retro violaceo molto scuro e grazie alla forma a punta di questo Kajal posso dare la forma al mio trucco che più mi piace. Nel mio caso io mi sono allungata molto verso l'esterno, ma se a voi non piace l'effetto sul vostro occhio di un make-up molto allungato, potete tranquillamente fermarvi prima. Come vedete, delimito anche la parte superiore, del trucco e, rifinisco appunto i bordi. Poi vado a sfumare il tutto grazie al pennello della Essence e cerco di togliere questa linea netta che si era formata con il Kajal e di fare una prima sfumatura. Vedete come il colore si è già sfumato, ma comunque non si è tolto. Adesso con il Long Lasting numero 28 della Kiko, della collezione Colors in the World, lo vado ad applicare nella parte iniziale dell'occhio, sia superiore che inferiore, e successivamente con il pennellino della seta blu piccolina setole sintetiche lo vado a sfumare bene 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 fino a far amalgamare anche i due colori in modo tale che non si crei un distacco netto al centro della palpebra e per fare questo utilizzo anche il mio dito. Ora applico questo ombretto Water Eye Shadow della Kiko, il numero 228, con un pennello piatto per ombretto. Prima applico il colore asciutto e vado a picchiettarlo senza trascinare il colore, sia sulla palpebra mobile che appunto, come state vedendo, anche nella piega dell'occhio, in modo tale già da andare a posizionare altro colore per la sfumatura nella piega della palpebra mobile. Adesso riprendo il pennello della Essence e amalgamo bene i due colori, in modo tale da sfumare sempre via via e di non avere mai una linea netta. E sfumare, sfumare, sfumare è la regola basilare per uno smokey eyes ben riuscito. Ora con questo pennello che è delle Chicche, bello cicciotto, prendo la palette Generous Hearth della linea Colors in the World della Kiko e applico il primo colore nude crema beigiolino sotto l'arcata sopraccigliare. Questo sarà il mio punto luce, ma applicarlo a questo punto del trucco mi servirà per aiutarmi con la sfumatura della piega dell'occhio, dove vado ad applicare questo marroncino con sottotono violaceo. Ora prendo il numero 128 dei Mono Eyeshadow vecchi della Kiko, che è un beige con tutti questi bei glitter e con un pennellino piccolino, questo è l'Eye Crease della Elf, vado a stenderlo nella prima parte dell'occhio dove avevo messo il Long Lasting numero 28. Praticamente si può dire che siano due colori complementari e sfumo bene nella parte interna dell'occhio, sotto e sempre lo stesso giochino di amalgamare bene i colori fra loro, tanto che ho ripreso il pennello piatto per ombretto in modo tale che non ci siano le linee nette. Ora con questo pennello della H&M a penna applico questo nero matte, il 180 della Kiko, se vedete qualche sbrillino è perché mi è caduto sopra nei vari trucchi, e picchietto. Vedete che non trasporto il colore ma lo picchietto in modo tale da creare la profondità al mio occhio. Senza riapplicare troppo colore, vado poi a trasportarlo nella piega dell'occhio salendo. E col colore che mi avanza e che mi rimane sul pennello lo porto sia verso l'interno che l'occhio e come vedete mi allungo parecchio verso l'esterno.
Ora riprendo il pennello delle chicche da sfumatura e sfumo bene il tutto. Riprendo il Kajal che ho utilizzato prima e lo applico nella parte inferiore dell'occhio e ci passo sopra, specie nella parte finale, la matita nera di Astra e la tiro su come se volessi già iniziare a creare la mia riga di eyeliner. Adesso nella seconda metà dell'occhio appunto faccio la mia riga di eyeliner, vado a tocchi, ma nel mio caso non servirà a essere precisi, infatti ho voluto utilizzare una matita apposta perché adesso comunque la andremo a sfumare e nella parte inferiore riutilizzo il pennello e riutilizzo l'ombretto della Kiko con questo pennellino piccolino di H&M in modo tale da creare comunque un gioco di colori non solo nella palpebra superiore ma anche inferiore dell'occhio, mentre per la parte esterna sia superiore che inferiore decido di riapplicare l'ombretto nero però con un pennello angolato. A me piace questo qua che fa parte di un set economico di pennelli che ho preso su Light in the Box perché è corto, è angolato, però è il pennello angolato più corto che io ho e mi resta più maneggevole. Adesso giro il pennello angolato e porto il colore su nella piega in modo tale da intensificare la mia parte esterna dell'occhio. Con il pennello piccino da sfumatura di H&M vado a sistemare il tutto, riprendo il pennello a penna e sfumo. Ora con un mix di questi due colori creo quanto più possibile una sfumatura armoniosa. Bagno con l'acqua Evian il pennello piatto che ho utilizzato in precedenza e riapplico il Water Shadow di Kiko in modo tale che tutti i suoi riflessi vengano fuori. Riapplico anche il 128 della Kiko, questo besolino, in modo tale da rintensificare anche il punto luce e applico la matita nera nella parte interna dell'occhio, sia superiore che inferiore. Ora è il momento del mascara, applico l'I Love Extreme, se volete, anzi è straconsigliato l'utilizzo delle ciglia finte, anche le mezze ciglia finte vanno più che bene perché ovviamente con i trucchi così tanto scuri e intensi la ciglia si va un attimino a disperdere, quindi se non avete le ciglia molto 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 lunghe, le ciglia finte ci staranno benissimo. E altrimenti in alternativa comunque vi consiglio un mascara con effetto ultra strong, sia allungante che volumizzante. Adesso sistemo le sopracciglia con la mia matita della Catrice, che è la numero 020, è la mia preferita. E faccio molta attenzione a definire specie la parte esterna. Sfumo con l'applicatore che trovo dietro la matita. E sono pronta per passare al make-up del viso, dove decido di applicare questa BB cream di Catrice nella colorazione 040. La applico inizialmente con questo pennello della Daily Plus, che è un fratellino, si può dire, dell'Expert Face Brush di Real Techniques, ma continuo dopo l'applicazione, anzi più che l'applicazione, il fissaggio con le mani, in modo tale da far aderire bene la BB cream al volto. Aspetto che la BB cream si ossidi e che quindi risalti il mio colore naturale del viso, diciamo, e vado ad applicare il correttore della Kiko, il full coverage nella tonalità numero 04, facendo particolarmente attenzione all'occhiaia. Pulisco poi la parte inferiore del trucco con long lasting, con il correttore long lasting della Essence e lo lascio riposare. Nel frattempo applico questo blush in crema che farà da base a un blush in polvere che vado dopo a utilizzare. Come vedete, il correttore liquido l'ho lasciato lì in modo tale che il pigmento venga assorbito dalla mia pelle e adesso lo vado a sfumare con questo pennello da fondotinta,
che però è bello cicciotto e quindi mi consente di sfumare bene il tutto. Come vedete, adesso l'occhio è molto più definito e pulito. Fisso la base con la mia cipria preferita del momento, che è la Bourjois, nel mio caso numero 75. E come vedete, un po' il blush si è andato ad attenuarsi. Adesso è il momento del contouring, che lo faccio utilizzando la mia terra di Bourjois numero 52 e il pennello Blush Brush della ELF Linea Studio. Lo applico proprio al di sotto degli zigomi. Qua dovete seguire un attimino la forma del vostro viso. Nel mio caso cerco di non scendere troppo, altrimenti mi si allungherebbe e mi si scaverebbe troppo il viso, che io ce l'ho già anche troppo magro. Continuo a sfumare senza riapplicare colore, sfumo, sfumo, sfumo fino a che non applico il blush della H&M, che si chiama Spring Flower, e lo applico giusto sulle gote. Ora, con un pennello appunto da cipria, quello che ho utilizzato prima, sfumo tutta la mia base in modo tale che i colori si amalgamino bene. Ora, per le labbra, applico il numero 01 Long Lasting della collezione sempre Colors in the World, lascio che si fissi e aderisca bene alle mie labbra e poi vado sopra con questo gloss della linea Extra Volume della Kiko. E questo, ragazze, è il look completato. Questi sono gli occhi, come vedete, molto intensi. Le guance non hanno luminescenze e le labbra sono nude sul rosato. Questo è il look per l'intero. Vi mando un bacio grande e ciao al prossimo video.